insegnando da qualche anno anche nei conservatori, a volte mi è capitato con gli allievi di concepire questo concetto un po' tirato naturalmente, ma anche simpatico secondo me, cioè il fatto che essendo noi degli strumentisti compiamo di fatto dei movimenti per produrre un suono. Allora una volta dissi, ma proprio per gioco, ragazzi siamo in pratica dei ballerini. Ora questo naturalmente poi mi ha portato a pensare che il tema dell'ultimo lavoro fosse proprio il balletto e la danza, allora ho così collegato le due idee. Ma il progetto è nato soprattutto con una sorta, almeno la scaletta del programma, è nato proprio secondo una specie di effetto domino, cioè tutto partiva in realtà dall'ultima traccia del disco, cioè dal poema coreografico di Ravel, la Valse, che era in mio repertorio da molto tempo, insomma almeno dal 1999 suppongo, o 2000 massimo. È un brano quindi che è cresciuto con me, è maturato e si è trasformato anche insieme a me. Ho cominciato a domandarmi con cosa presentarlo, assieme a quali altri brani presentare il poema coreografico di Ravel, e da qui insomma seguendo il concetto sia del tema della danza sia quello della trascrizione, perché alla fine la valse è un pezzo per orchestra trascritto, e allora piano piano è stato veramente affascinante per me fare questi agganci. Insomma poi di lì è stato giocoforza, insomma trovare anche l'uccello di fuoco, naturalmente l'invito alla danza di Weber, che io avevo studiato nella versione originale per pianoforte, però anche qui abbiamo detto le trascrizioni, no? È l'unico brano concepito per pianoforte e non per orchestra, l'invito alla danza, ma ce ne sono anche delle trascrizioni, tra cui quella piuttosto famosa, almeno per noi addetti ai lavori, di Tausig. E alla fine ne è nato un programma che sto vedendo, sono ai primissimi concerti del tour, perché il disco è uscito il 31 gennaio scorso e piace molto, devo dire a me piace tantissimo perché ha delle musiche bellissime. In un certo senso, lo dico in maniera un po' egoistica, noi pianisti tramite la trascrizione spesso ci appropriamo di musiche appunto che non sono state ideate insomma per noi, che non apparterrebbero al nostro repertorio, però grazie a questa tecnica della trascrizione riusciamo anche noi ad esprimerci e quindi a dire la nostra. Questo è il motivo, la gioia più grande insomma per me in questo progetto è poter finalmente esprimermi e dire anche la mia con queste musiche che ho visto piacciono tantissimo al pubblico. Sicuramente il fatto di avere ricevuto dal premio Busoni il premio speciale per la migliore esecuzione dell'opera contemporanea mi ha, da un lato mi incoraggia, nel senso che mi fa pensare appunto che una giuria di esperti mi abbia individuato come un soggetto adatto a veicolare insomma le nuove musiche. La mia presenza alla Biennale Musica di Venezia insomma anche è un dato confortante per me, diciamo, per il mio curriculum. sicuramente mi sento di dire che ci sono colleghi che si spendono e si dedicano molto di più però del sottoscritto, insomma, alla divulgazione delle opere contemporanee. D'altra parte credo che si andrà sempre di più, almeno questo è, oltre che un augurio, è anche una speranza, ma credo che si andrà molto di più, diciamo, allargheremo sempre di più il repertorio con la musica contemporanea. Sono piuttosto sicuro che ci sia una domanda da parte del pubblico di oggi, cioè il pubblico credo che voglia, non è sempre vero quando si dice che il pubblico gradisce solo il repertorio storico, no, questo no, è che probabilmente non sempre un certo stile compositivo contemporaneo non sempre lo viene apprezzato dal pubblico, questo sì, però appunto ribadisco che sempre più spesso oggi ci sono dei fenomeni che non dobbiamo neanche considerare sempre troppo borderline, come se uscissero dal filone classico, non credo che sia così, credo che bisogna rassegnarci in maniera positiva alla nascita di nuovi compositori di oggi che utilizzino semplicemente un linguaggio che non è quello che, scusa il gioco di parole, classicamente viene definito contemporaneo. Cioè gli artisti contemporanei, per iscriversi idealmente in un filone di tradizione, continuano questo sviluppo del linguaggio musicale e spesso si arriva a un certo tipo di arte che, diciamo così, non strizza propriamente l'occhio al pubblico, alla fruizione, alla quello che gli inglesi dicono l'easy listening, cioè il facile ascolto. Oggi, secondo me, sempre di più invece i compositori, anche quelli che intendono o si intendono facenti parte della tradizione colta e fanno musica che però può essere apprezzata. Penso che la sfida di oggi sia questa. Posso sbagliarmi, ma credo che si tratti proprio di questo, cioè si deve continuare a scrivere musica oggi. Noi dobbiamo sempre di più, non dico abbandonare, ma integrare il repertorio che a oggi è al 99% storico con pezzi nuovi, riuscendo però a trovare uno stile e una poetica che sia contemporanea, non solo perché è scritta oggi, ma perché rifletta la sensibilità del pubblico di oggi.